Questa è la festa di una stagione indimenticabile. Ripercorriamo ora minuto per minuto tutte le 34 giornate dei bianconeri. Rivediamoci, rigustiamoci, riassaporiamo l'emozione bianconera. Tentoni dalla bandierina, il cross sul secondo palo, Di Meo di testa, rete, Ascoli in vantaggio, Pinuccio Di Meo, 1-0 per noi. Tentoni per l'Ascoli, il passaggio filtrante per Bonfiglio, area di rigore, il destro di Bonfiglio, palla in rete, super Mario Bonfiglio, 2-0 per l'Ascoli. Di Venanzio, il cross basso, Mancinelli, smanaccia, Ionni, il tiro in rete, sono 3, Ettore Ionni. Fontana dalla bandierina, rete! Gaetano Fontana direttamente da calcio d'angolo degli Ulis è battuto. Posizione di Fontana, pallone per Bruno, la girata, rete, Sasà, Bruno, primo gol in campionato, Ascoli 1, Chieti 0. Ancora la rincorsa di Fontana, il passatore sinistro di Fontana, rete! In vantaggio, delizioso, finito nel set, Ascoli in vantaggio. Rinvio di Fontana, mette quasi fuori un campanile, il colpo di testa, poi di Montesanto, poi di partire l'Ascoli nel contede con Pinciarelli che ha tutto il campo da due contro il Pantera Prea, siamo due contro il Pantera Prea, Pinciarelli a Ponta Prea, Tim Pinciarelli, pallone di Venanzio, pallone in rete, Spezia di Venanzio, 2-0. Corner di Fontana, il centro sul primo palo, la girata, palla in rete, Ascoli in vantaggio, Giuseppe Aquino, primo gol per lui nel campionato, 1-0 per l'Ascoli, la gioia di Aquino che va a festeggiare vicino alla bandierina del corner. Il centro Mancino sul secondo palo, il colpo di testa, palla in rete, il pareggio bianco-nero. Centro di Venanzio, proprio per Bruno, il colpo di testa, rete, Salvatore Bruno, imperioso, stacco di testa di Bruno. Passatore, nel rigore, passatore, attivato col portiere, rete, Francesco Ciccio, passatore. L'ingaggio nella rigore, ancora Bonfiglio, entra in area, la conclusione, parata, non è, gol, Bonfiglio, gol! Fontana, parte la rincorsa, il tiro e gol di Gaetano Fontana per il 2-0 dei bianconeri. Le cose riescono bene come adesso per Bruno, gran tiro, terza rete bianconera, terza rete bianconera, davvero una azione da manuale. Intanto parte il calcio di rigore di Passatore, il tiro e il gol del 4-0 di Passatore. L'Ascoli pareggia a Sora, 0-0 nel posticipo, mantiene comunque la vetta della classifica, Ascoli 18 punti, Giulianova e Catania 17. In questo momento l'incorsa di Fontana, il tiro, gol! Fontana sul calcio di rigore porta in vantaggio l'Ascoli. Pinciarelli alla lunetta, l'apertura a sinistra per un bianco nero il gol! L'apertura a sinistra per Morello, per Passatore che mette nel sacco, 2-1 per l'Ascoli,
rigore. Morello, il pallone sulla linea di fondo, dalla linea di fondo, un gol clamoroso. Punizione per noi dai 18 metri, Fontana sulla palla, la finta di Fontana, ancora il capitano bianconero, la conclusione col sinistro, palla sulla traversa, poi fuori, incredibile, ancora Fontana sulla palla, 20 metri circa rispetto alla porta del Pescara, la conclusione Fontana attraversa, il pallone torna in campo, Bruno la controlla, poi spazza, corner per l'Ascoli, il centro, la palla sul secondo palo, Morello, si gira, Morello, il destro, palla sul palo. Pinciarelli, il sinistro dal limite al lato di un soffio. Il cammino dell'Ascoli si infrange sui pali del Pescara. Il Pescara batte l'Ascoli per 2-0. La classifica comunque vede ancora i bianconeri in testa. Ascoli 21, Giulianova 20, Catania, Pescara e Avellino 18. Il taglio sul primo palo, la deviazione volante, poi il gol! Gol bianco-nero! Fischio di Girardi dalla rincorsa di Fontana, il tiro, rete, palla all'angolino e Ascoli che pareggia. Lato corto della rigore, Bruno carica il destro del centro, la Pincarelli, il tiro, rete, rete, Ascoli in vantaggio con Vittorio Pincarelli, 2-1 per noi. Pinciarelli all'indietro per Tentoni, il traversone di Tentoni, Morello di testa, rete, palla nel set, 1-0 per noi, Ascoli in vantaggio a Cibali. La punizione di Fontana al vertice, il sinistro, palla sulla traversa, Bruno di testa, palla in rete, nonostante il tocco del portiere, 1-0 per l'Ascoli, Sasa Bruno. Pallone in verticale per Bruno, 1-1, la finta a rientrare, palla sul sinistro, la conclusione in diagonale, rete, 2-0, ancora lui, Sasa Bruno. Il corner, Bruno di testa e sono 3-1, tripletta personale per Sasa Bruno, Ascoli 3, Nocerina 1. Verso Morello, il controllo di Morello, in area di rigore, Morello, punta Pellegrino, Morello, la conclusione, rete, la palla in casa, rete, gol di Morello, 35esimo, Ascoli in vantaggio, la conclusione di Morello, il pallone capicchiato sullo palo interno, ha attraversato tutta la linea bianca di porta.
il calcio di punizione di Passatore, fondo, gol! L'Ascoli chiude a Viterbo il girone andata pareggiando 0-0 contro la squadra laziale. La squadra di Pillon in classifica comanda con 34 punti, Pescara, Taranto 31, Catania 29, Giulianova 28. Morello prova ancora il cross, esce fuori Mancinelli che però viene anticipato da un suo difensore, calcio di rigore per l'Ascoli, parte Fontana, il tiro, rete, l'Ascoli è in vantaggio, 1-0, Gaetano Fontana porta in vantaggio l'Ascoli. E per Bruno, il tiro di Bruno, rete, rete! Bruno che si è presentato solo davanti al portiere, lo ha fulminato con un tiro sotto la traversa. Bruno entra in area di rigore, è davanti al portiere, il tiro, la respinta, poi c'è il gol di Monticciolo, il gol di Monticciolo! Passatore al limite, ancora Passatore, si ferma, punta l'avversario, si accentra, Passatore, il pallone filtrante per Pincerelli in area, la conclusione, traversa, Bruno, la respinta, rete, Ascoli in vantaggio, Sasà Bruno, 1-0! L'Ascoli incappa nella seconda sconfitta stagionale sul campo del Chieti, quasi proibitivo per le condizioni del terreno di gioco. 3-0 per i neroverdi, la classifica non si complica anche se il Taranto è vicino. Ascoli 40 punti, Taranto 38, Pescara 33, Catania 32. Ancora Fontana, tolta esterno per Di Venanzio che trova la battuta, gol, gol! Gol di Di Venanzio! O forse il Passatore è riuscito a toccare il sotto porta. Converge verso il centro, traversone in area di rigore, provano a colpire il testa, tre bianconeri nel mucchio, ma il pallone viene messo fuori, ancora Monticciolo, verso il secondo pallottino, gol! La rincorsa di Passatore sul dischetto, il tiro di Passatore, para, pinna alla propria destra, poi la palla sfuma. Monticciolo dalla bandierina, il cross sul secondo palo, Di Meo, colpo di testa, ancora Di Meo, col sinistro, rete, palla all'angolino, pareggio dell'Ascoli, 1-1. Il pallone riconquistato da Morello al cerchio centrale, il lancio lungo a servizio di Bruno, Bruno anticipa l'avversario, Bruno supera il portiere, la girata, palla in rete, gol di Bruno, incredibile, gol di Sasà Bruno, gol di potenza del centravanti bianconero che va a festeggiare sotto la curva sud. Morello, Passatore, scambio di prima, Morello, punta l'avversario, Morello in area di rigore, Morello nel servizio a destra per Bruno, centralmente il tiro in rete, sono due, Sasà Bruno, ancora lui, delizioso, passaggio di Morello e il gol di Bruno. Ascoli pareggia a Benevento 0-0 ma continua a mantenere la vetta della classifica, più 5 dal Taranto, Ascoli 48, Taranto 43, Catania 42, Pescara 40 punti. Thank you.
traversone lungo sul secondo palo, smanaccia Roca, poi Lucio e gol dell'Astoli, 1-0. Fontana cerca di centrocampo, l'apertura immediata per Di Venanzio a sinistra, l'aggancio a volo di Venanzio, il traversone al vertice dell'area per Biancone che accorreva e gol del 2-0 dell'Ascoli, Bruno! Vertice dell'area di rigore, il traversone per Bonfiglio, di testa gli porta via il pallone un difensore avversario, poi c'è il passatore che si può mettere nel tiro, gol! 3-0 dell'Ascoli! Purtroppo quello che dispiace è che mentre nei campi di Serie A avrà... Ma non è occasione per la Pasquali! Gol la sua una, la sua corsa sul finale del tratto con Biancone, un errore incredibile della difesa dell'Inese e l'Ascoli è corsa all'istante, primo gol, scusa Mario! Per Tentone, il controllo a testa del vertice, la palla ancora ritrosa per Monticciolo, il destro sul secondo palo di Monticciolo, anticipato, poi di Venanzio, la sinistra, la conclusione, il tiro, rete, 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 Ciccio Mastiatore, il pareggio è Bianconeri con Ciccio Mastiatore, 2-2, rocambolesca azione bianconera, il pallone è arrivato sullo secondo palo, Mastiatore va messo in gol. La difesa con Antonaccio della Pescara, ancora Ascoli, recupera il pallone, la porta e gol! Di Venanzio! Gol dell'Ascoli! Ascoli 1, Pescara 0, Di Venanzio al terzo minuto e 30 di gioco! Poi Ascoli nel contropiede, recupera il pallone con Biancone, Biancone vola via a sinistra, 2 contro 2, c'è il al centro, Biancone entra in area, Biancone ancora al limite dell'area, piccolo il suo traversone, respinto, non si salta, gol! 1-0, sono di salto! Al 23esimo e 48 secondi, Ascoli la doppia! Lo stop di Pettola, rovesciata, mettere in movimento quella di Renzo che si proietta verso il limite dell'area piccola, traversone a volo e traversa, gol! Gol dell'Ascoli, Biancone! Meglio anche Passatore, la stessa di Pesci, Passatore si accende, pallone sul secondo palo, completo il Bruno, rete, rete, da San Bruno, il pareggio bianco-nero! Il derby del Piceno finisce 0-0, l'Ascoli contro la Fermana
incappa in un pareggio interno senza il proprio capitano Fontana. La classifica si accorcia: Ascoli 57 punti, Catania 54, Pescara 50, Taranto 49. È la vigilia ormai dello scontro che deciderà il campionato. Ascoli-Catania fra 7 giorni al Del Duca. Di nuovo Fontana, palla lunga sul secondo palo di destra, gol! Gol dell'Ascoli al 28esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Pallone messo in mezzo sul secondo palo, l'uscita di Valentino, porta vuota, Passatore, tiro rete! Ciccio Passatore, Ascoli in vantaggio! Ciccio Passatore, Ascoli in vantaggio con un'uscita pregiudicata di Valentini. Passatore che controlla la testa di vertice, lo spazio per il contro, il petto, il colpo di testa, rete! Un picciolo, quello che è! Tiro vantaggio del Bianconeri, 34esimo, Alessandro Monticciolo che lancia la maglia proprio nel settore dei Bianconeri e fa tutto il settore del 703 Bianconeri. Ascoli in vantaggio 2-1, 34esimo nel corso del secondo tempo. Pressing ancora efficace dell'Ascoli, erra per Biancone, la torre dell'area, parola per Bruno, rete! Bruno, 3-1 per noi, è partita che si chiude qui. Il sogno della Serie B è ormai realtà. L'Ascoli è un passo, davvero un passo dalla Serie B. Domenica in casa contro la Lorigiani sarà festa grande per tutto il popolo bianconero.